Solo un pari 2-2 contro l'Imolese, autentico flop nella partita più importante contro un avversario modesto, penultimo in classifica ma più organizzato, in realtà lo specchio di un'intera stagione. Il Pescara ha offerto il meglio del suo peggio, è sembrato di rivedere la squadra di diverse gare della gestione precedente, soprattutto le ultime contro Teramo, Pontedera e Lucchese, senz'anima, piatta, macchinosa, pessimo approccio, atteggiamento sconcertante, così il rischio di uscire subito è piuttosto concreto. Scendendo nel dettaglio, per caratteristiche i tre centrocampisti vanno decisamente piano, non ci sono mezze ali di ruolo, a differenza degli interni dell'Imolese, Buscolo, Chio e Benedetti, capaci di uscire con i tempi giusti sui terzini biancazzurri e di attaccare lo spazio in fase propositiva. A prescindere dalla prestazione, Nzita è un quinto, da terzino nella difesa a 4 fa parecchia fatica. Difesa da brividi, ennesimo gol subito su palla inattiva, purtroppo niente di nuovo. Il Pescara è apparso in evidente difficoltà anche sul piano fisico, ha ribaltato la situazione, ma poi si è fatto riprendere da una formazione che nelle precedenti 13 trasferte aveva racimolato la miseria di 4 pareggi. Insomma, una grande delusione. C'era da blindare la quarta posizione, il campo ha detto invece quinto posto. Non è esattamente la stessa cosa. Vincendo, il Delfino avrebbe chiuso la stagione regolare a quota 67 punti, con la certezza, dopo aver superato naturalmente il secondo turno, di essere testa di serie al primo turno nazionale dei playoff come migliore squadra della fase a girone, in virtù dei punti conquistati, appunto 67, con vantaggi tutt'altro che trascurabili. Le teste di serie infatti non si affrontano, giocano il ritorno in casa e passano il turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti, una prospettiva decisamente diversa da quella attuale, ma tant'è. I numeri del campionato biancazzurro: 17 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, 56 gol fatti e 41 subiti, troppi, così come i pareggi casalinghi contro squadre a dir poco abbordabili: Viterbese, Vispesaro, Teramo, Lucchese, Carrarese, Pontedera e appunto Imolese. Domenica prossima, 1 maggio, primo turno dei playoff di girone contro la Carrarese all'Adriatico. Gara secca, Pescara col vantaggio di 2 risultati su 3, niente supplementari. In caso di superamento del turno, mercoledì 4 maggio, sempre all'Adriatico, i biancazzurri se la vedranno in gara secca con l'Ancona se il team dorico eliminerà l'Olbia, diversamente con chi la spunterà nella sfida Gubbio Lucchese.